Il 20 gennaio, giornata della memoria, nei ragazzi della prima B abbiamo affrontato uno degli argomenti più atroci della storia, l'olocausto dei bambini. Attraverso le testimonianze di bambine delle due sorelle, Andrea e Charlie, che scamparono dall'olocausto. Vorremmo percorrere e ricordare delle immagini piccole dei sei, i giorni mesti e dolorosi trascorsi da questi poveri piccoli. Intorno al 1944-1945 nei lager vittime delle cattive romane. Nel giorno della memoria ricordiamoci di Uru a non ascoltate di cuore indifferenza al dolore di chi è morto ingiustamente. Erano piccoli, fu loro letteralmente rubata l'infanzia. Mi ricorda tristezza. 1 milione di ebrei, bambini innocenti uccisi ingiustamente. La giornata della memoria ricorda la macchina più mortale di tutta la storia del mondo, costruita da Hitler. Stavo quegli anni terribili dagli occhi dei bambini che hanno riportato un racconto terribile. Bambini vittime della crudeltà umana. Pur di sopravvivere si avvancarono alle condizioni del campo. Pensate e riflettete a come hanno sofferto questi bambini, con la paura e con la fame. Milioni di fuochi, piccoli e grandi, volati in cielo inutilmente. Con le persone che venivano private del loro nome e della loro identità e venivano chiamate con un numero, di tutti quei bambini privati dell'amore delle loro mamme e di tutti morti. Quando nel mondo verrà riconosciuta la dignità umana di uomini, allora potremo dimenticare. Perché dobbiamo ricordare, le cose che si dimenticano possono ritornare. Nessuno è migliore di un altro, siamo tutti uguali e quello che è stato fatto nei campi di concentramento è disumano. Dobbiamo ricordare uomini, donne e bambini uccisi ingiustamente affinché non accada più simile massacro. È ingiusto che bambini, donne e uomini sono morti perché sono ebrei, è ingiusto. Una delle pagine più brutte della storia, ai quali portò la deportazione nei campi di concentramento. I bambini non si toccano, i bambini sono sicuri. 1,5 milioni di bambini furono uccisi dai nazisti e dai loro sostenitori.